Molte le forme di inquinamento che regolarmente subiamo. Uno dei più dannosi per l'ambiente è quello della plastica monouso. La sensibilizzazione su questo argomento è un primo passo. Se ne è parlato oggi nell'Auditorium Ex Gil di Campobasso. L'evento, patrocinato da ISDE Molise, dall'Ordine dei giornalisti del Molise e dal Lions Club di Campobasso. Un progetto che Plastic Free Molise sta portando avanti con il Campobasso Football Club. Prevenire, sensibilizzare significa innanzitutto fare un bilancio, cioè dove siamo arrivati ad oggi, che punto stiamo toccando fondamentalmente, perché purtroppo la problematica plastica monouso è una problematica seria. E quindi sensibilizzare significa anche essere proattivi, cioè non solo fare un bilancio, ma significa anche dare degli strumenti per poter un domani, anche la sera stessa, tornare a casa e sapere cosa si può fare ognuno di noi. Va oltre il calcio, perché non esistono solo le battaglie di tipo sportivo. Noi in questo momento sappiamo che c'è tanto interesse intorno alle sorti del Campobasso Calcio, e quindi possiamo farci anche promotori di altre battaglie più importanti, anche di quelle sportive. Abbiamo raccolto l'invito di Plastic Free, siamo pronti a questo evento che ci sarà il 7 aprile, la prima partita di calcio totalmente Plastic Free allo stadio Avicor Selva Piana tra il Campobasso e il Riccione. In quella gara andremo a sostituire tutto ciò che di plastica monouso viene utilizzato domenica all'interno di uno stadio con dei materiali che favoriscano soprattutto il riciclo.